Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con il nostro vlog settimanale domenicale che sto riuscendo a mantenere fisso in una maniera o nell'altra, anche se questo arriverà in ritardo. Mannaggia la miseria. Purtroppo ragazzi succede, ok? Continua a succedermi, d'accordo, ma la mia programmazione è veramente fitta, come sapete, quindi ogni tanto qualcosa ritarda, qualcosa potrebbe slittare di un giorno, ormai ce lo sapete, non serve continuare a dirlo. Allora ragazzi, oggi è un vlog piuttosto speciale perché il tema della giornata è Big Money. Ovvero, come ho scritto nella tab community già qualche giorno fa, e quindi qualcuno di voi già lo saprà, mi hanno attivato la monetizzazione sul canale e me l'hanno attivata de facto, ok? Già me l'avevano attivata da un pochettino, appena superati i mille iscritti, ci ha voluto veramente poco e anzi non me l'aspettavo, me l'aspettavo più in là, aspettavo di dover aspettare mi aspettavo di dover attendere un bel pezzo, perché tante persone sui forum, anche in video di YouTube eccetera, dicevano che una volta superati i 1000 iscritti e le 4000 ore settimanali, che sono i annuali, che sono i requisiti minimi per attivare la monetizzazione sul canale, facevi l'appliance, cioè applicavi per il programma partner con YouTube, ma c'era da aspettare in alcuni casi anche svariati mesi. Quindi io mi ero messo l'anima in pace, ho detto vabbè, chissà quando succederà. Invece è successo subito, di lì a pochi giorni mi hanno attivato la monetizzazione, ma le pubblicità ancora non comparivano, quindi di fatto la monetizzazione non stava avvenendo nel mio canale. Era stato sbloccato un percorso, ma gli spazi pubblicitari ancora non erano assegnati, ed è solo da qualche giorno che invece sono assegnati e ho cominciato a guadagnare i primi spiccioli. Da qui il titolo, estremamente ironico, di Big Money. Perché vi dico questo, ragazzi, e perché ne ho fatto il tema di un vlog? Non tanto per parlare di soldi, anche se forse sarebbe opportuno, ed è una cosa che ho detto più volte nel canale, ma forse è meglio ripeterlo ancora una volta, perché il tema del denaro su YouTube è sempre molto controverso in una maniera o nell'altra. Bisogna parlarne con attenzione, ma in maniera molto aperta. Credo che sia la cosa migliore. Comunque sia, il motivo per cui sto facendo questo vlog, il motivo vero, è perché devo ringraziarvi. Perché se questi pochi spiccioli, ho postato l'immagine sulla tab community di YouTube, andate a vederla se volete, uno degli ultimi post, sono veramente pochi centesimi, ok? E non mi aspettavo altro, per carità, sapevo benissimo che si trattava di pochi centesimi con tutta probabilità, ok? Quindi non sono stato sorpreso affatto, no? Ma quei pochi centesimi, anche se sono un niente, sono comunque merito vostro, ragazzi. Sono merito vostro, di chi guarda i miei video, di chi si è iscritto al canale, di chi mi segue e di chi mi fa ore di visualizzazione supportando i miei contenuti, di fatto. E quindi questo vuole essere davvero un ringraziamento di cuore, perché quel pochissimo che sta arrivando grazie a voi. Quindi non posso far altro che inchinarmi, ok? È davvero tutto merito vostro. Se quello che arriva, arriva. È pochissimo, ma sta arrivando. Ed è grazie a voi, ok? Quindi, dopo il ringraziamento sentitissimo, credetemi, perché non è tanto la somma. Della somma mi interessa fino a un certo punto, devo dire. Ne parliamo tra pochissimo. È il gesto, è il fatto stesso, è il principio per cui qualcosa che sto creando e sto portando su YouTube è visto da abbastanza gente, tanto da attirare degli spazi pubblicitari che mi portano un qualche tipo di riscontro economico. Questo concetto lo trovo veramente profondo e sono veramente incredibilmente grato che questo stia avvenendo. Non importa la cifra, è il fatto che questo sta avvenendo che mi riempie di felicità e con umiltà, di nuovo, per l'ennesima volta, grazie per quello che fate per il mio canale, per supportarmi, e quello che arriva è grazie a voi, di nuovo, per l'ennesima volta. Ora, stop, e parliamo di un'altra cosa, sempre legata a questa, ed è una cosa che ho detto più volte all'interno del canale, ma, come ho detto, va ribadita secondo me. Qual è il mio obiettivo economico, se ce n'è uno, ok? Perché ho parlato più volte del mio obiettivo artistico, è la parola giusta? Forse non è la parola giusta, però
il mio obiettivo su quello che voglio fare su YouTube, che tipo di contenuti voglio portare, quello che voglio che voi possiate vedere, ok? Ma non ho parlato anche a volte del mio obiettivo economico, ma mai in un vlog apertamente così, ok? Quindi adesso vi spiego qual è il mio obiettivo. Il mio obiettivo per adesso è arrivare un giorno, ci vorrà del tempo, ci vorrà molto tempo ragazzi, perché siamo ancora lontanissimi da questo. Il mio obiettivo è far sì che il canale si sostenga da sé. Cosa vuol dire? Che tramite i miei guadagni su YouTube io possa comprare i giochi che vi sto portando. Che io possa comprare l'hardware, ok? Che io possa comprare quello che mi serve per il canale, che io possa pagare le bollette per i consumi extra, per tutto quanto, ok? Insomma, che il canale vada a pari, che il canale si autoalimenti, che guadagni abbastanza da poter comprare i giochi, comprare l'hardware, pagare le bollette e tutto quanto. Ovviamente resta la questione del tempo, ma questa è un'altra cosa. Io la sto facendo perché mi piace, ok? E questo dovrebbe essere slegato da qualsiasi ragionamento prettamente economico, secondo me. Mi piace portarvi questi contenuti e in ultima analisi ho portato questo tipo... Il mio canale di gaming esiste per dare un senso alla mia passione per videogiocare, perché non sia soltanto una, tra virgolette, tra mille virgolette, perdita di tempo, ok? Magari che possa portare a qualcosa, addirittura in senso economico, così che io possa giocare, ma vada a pari, cioè che non sia per me un costo, perché al momento è un costo. E devo dire che è un costo pure abbastanza alto, perché se fai la media mensile di tutto quello che spendo per i giochi, per i consumi e per l'hardware per portarvi i giochi, non è poca la mia spesa. Ok? Sicuramente si superano le centinaia, cioè il centinaio di euro al mese, senza dubbio. Non ho mai fatto il conto preciso, ma posso dirvi tranquillamente che questa cifra si supera. Quindi, se già il mio canale arrivasse a potersi autosostenere, sarebbe una figata. Ed è davvero il mio obiettivo per adesso, ok? Una volta raggiunto quello, io posso dire di essere soddisfatto nella maggior parte. Poi, da quel momento, tutto quello che verrà in più sarà un bene, mi consentirà di poter dedicare un po' più tempo a questa cosa, un po' meno tempo al mio lavoro principale, perché mi entrano dei soldi extra, eccetera, eccetera, ma questo è un ragionamento che si proietta nel futuro tantissimo, e onestamente, io, anche se ci metto tantissimo impegno, ragazzi, ho la consapevolezza di essere una goccia nel mare, di essere uno dei tantissimi YouTuber che esistono, che trattano i videogiochi, che portano dei gameplay, come abbiamo già detto in un altro vlog, di canali simili al mio, come struttura, ce ne sono tantissimi, ce n'è un'infinità. Io sto costruendo una specificità del mio canale in un altro modo. Recuperate il vlog precedente a questo, se non l'avete visto, perché lì ne parlo in maniera molto più approfondita, è il tema del vlog. Oggi volevo trattare il tema delle big money, ok? Io, ragazzi, fattivamente, non penso di riuscire a essere uno YouTuber a tempo pieno, mai. Ok? Perché statisticamente è questa la realtà, giusto? Ancora di meno, figurati, ad arricchirmi. È una cosa che capita veramente a pochissime persone, ragazzi. Questa è la realtà. Tu devi fare YouTube perché ti piace, vuoi portare contenuti. Se lo fai per denaro, cerca un'altra cosa. Questa è la mia opinione personale. Se lo fai per denaro, via, lascia perdere, non farlo. Secondo me, o fallo insieme a un'altra cosa, cioè se magari apri un canale YouTube che è della tua azienda, quella è un'altra cosa, perché è del tempo dedicato al marketing, eccetera, ma se lo fai per ottenere del denaro dalla gente che ti segue apposta sul tuo canale e speri di poterci lavorare un giorno, è assolutamente legittimo, e se uno veramente è motivato, io ovviamente lo incoraggio a farlo, ma deve sapere che è molto, molto difficile. Probabilmente, a breve, pubblicherò il mio secondo video su Crystal Cross Diary, che è il mio ultimo canale, il mio quinto canale, in cui pubblico contenuti casuali, contenuti veramente di ampio respiro, tutto quello che non va negli altri canali. Probabilmente parlerò di questo.
della realtà di essere uno youtuber molto piccolo che dedica tanto tempo a quello che fa, che ci mette il cuore, ma che di fatto, se si rapporta col mondo circostante, ha costantemente la delusione di non vedere i numeri che si aspetta, se non in rarissimi altri casi. E nella stragrande maggioranza della casistica, purtroppo è così, ragazzi. Ed è una cosa che mi ci sono dovuto abituare molto in fretta, grazie a Dio c'ero partito un pochettino prevenuto, però magari qualcun altro no, e quello è un altro tema. Tornando a noi, ragazzi, big money non arriveranno, con tutta probabilità. Quello che spero è che arrivi un po' di denaro da potermi permettere di mantenere questa cosa senza che mi costi di tasca mia tutte le volte, e che è un costo mensile considerevole, non è una cosa che fai così, una spesuccia, eccetera. E anche per migliorare la qualità, per prendere ulteriori cose, questi sono altri soldi. Per dirne una, ragazzi, sapete che già da un po' di tempo gli sviluppatori mi stanno dando delle chiavi di gioco, no? Da portare sul canale. Oh, e me ne stanno dando tante, tante. Credo di avere la programmazione della serie Proviamolo per almeno un mese. Ed è tanto. Per un canale piccolo come me è veramente un onore. Sono molto felice che i contenuti piacciano agli sviluppatori e che vogliano darmi di loro volontà, nonostante il mio canale microscopico, delle chiavi di gioco. Alcune di queste sono chiavi di gioco di videogiochi esclusiva Switch, Nintendo Switch, ok? Io la Nintendo Switch non ce l'ho. Sarebbe stato carino comprarla, sia perché c'ha dei giochi esclusive che, porca miseria, vi garantisco che mi sarebbe piaciuto a suo tempo, quando è uscito, portare Zelda. Mi sa che mi sarebbe piaciuto tantissimo. Ma anche tanti altri giochi Nintendo, io li adoro. E li ho sempre potuti giocare molto poco, perché non ho mai avuto una console Nintendo in vita mia, per un motivo o per l'altro, e ci giocavo sempre da amici o conoscenti, insomma, quando capitava. Sarebbe stato bello avere a disposizione una Switch per portare dei giochi nelle serie, come faccio sempre, avere una piattaforma in più che ti apre un altro mondo, il mondo Nintendo, fatto molto spesso di esclusive Switch, anche se la Switch di fatto è la console Nintendo più aperta di sempre, perché ha contenuti anche di altre piattaforme, ancora di più di quanto non fosse per Wii o Wii U, eccetera. Ma purtroppo al momento è una spesa che non posso affrontare. Ok? E anche quando dovessi riuscire ad affrontarla, devo comunque essere cauto, perché le altre spese sono tante, io non guadagno moltissimo dal lavoro, insomma, devo stare molto attento. Se il canale mi permettesse di guadagnare abbastanza proprio dal canale per comprare una Switch, sarebbe l'ideale, che il canale si automantenesse come un ecosistema a sé, ok? Questo, ragazzi, è il tema del vlog e questo è il mio obiettivo economico. Ok? È quello reale, perché da lì in poi è parlare di un futuro che, boh, non ha senso parlarne. È difficile che possa succedere, ragazzi. Io cerco sempre di essere molto realista nelle cose, ok? Quindi, questo è quello che dovevo dirvi per oggi. Ora sapete qual è il mio obiettivo economico e non credo che succederà mai di chiedere direttamente a voi un contributo, ok? Questo, quello che già fate, cioè che è semplicemente quello di essere iscritti al mio canale, lasciare like e guardare i video, soprattutto, è già una cosa meravigliosa ed è al momento il meglio che posso aspettarmi. Quello che vorrei succedesse di più. Quindi, ovviamente, che ne so, la super chat nelle live l'ho attivata così tanto per, ma non me ne avete sentito parlare. No? Non ve lo dirò mai, perché non è una cosa che mi sento assolutamente di chiedere né ora né forse mai. Insomma, è una cosa di cui non mi va di parlare per adesso. Posso dirvi semplicemente qual è lo stato delle cose, ok? E spero di essere stato chiaro, spero di aver trattato l'argomento del denaro, che come ho detto su YouTube è controverso, nella maniera più semplice e anche diretta possibile, per farvi capire che non voglio
lucrare su questa cosa, mi piacerebbe creare dei contenuti e un ecosistema del mio canale che possa autoalimentarsi e che non mi costi un bel po' ogni mese, d'accordo? Siamo ancora molto lontani da quell'obiettivo e anche per questo non ha senso parlare del poi. Ma il cammino è iniziato e nel dire questo voglio rinnovare il mio sincero grazie a tutti voi che mi seguite, ok? Siamo una piccola community, siamo un abbozzo di community, ma non di meno, siamo una community che col tempo un pochettino crescerà, perlomeno lo spero. Ho tante idee e vedrete che a dicembre, ragazzi, escono 2-3 cose, non giochi, escono 2-3 video che secondo me vi piaceranno, oppure no, però sono video che mi richiederanno molto tempo per essere realizzati. Non ve li spoilerò tranne uno, perché ve l'avevo già annunciato. Lo speciale dei 1000 iscritti, ragazzi, è pronto, nel senso che ho fatto buona parte delle registrazioni audio, buona parte delle registrazioni video, l'ho ovviamente finito a scrivere, mi manca qualcosina ancora, diciamo un 30%, spero di farlo in settimana, così che la prossima domenica, al posto del vlog domenicale, oppure, ma vabbè, non lo so, ci devo ancora pensare, comunque, domenica prossima, forse, non posso garantirvelo al 100%, ma probabilmente vedrete lo speciale pubblicato in Premiere, la nuova modalità di YouTube, ok? Che sto ancora testando, devo ancora capire se mi piace realmente, però arriverà questo. E, oltretutto, l'ultima cosetta, poi ci salutiamo, ho recentemente fatto un sondaggio sulla tab di community di YouTube in cui chiedevo se la domenica dalle 21 alle 23 era un orario abbastanza buono per stabilizzare le live, cosa che sto cercando di fare da mesi, mesi, mesi e mesi. Forse ci sto riuscendo. L'80% di voi mi ha detto sì, che questo è un buon orario, quindi penso che sceglierò proprio questo, anche perché un'alternativa sarebbe davvero difficile, non penso di riuscire a programmare stabilmente un altro orario settimanale, ok? Però, siccome mi dispiace per quel 20% di utenti che hanno detto che non ci potranno quasi mai essere, probabilmente mi inventerò qualcosa per fare ogni tanto, quando capita, una live extra settimanale, no? In un orario completamente diverso, di modo che le persone che non possono alla domenica sera, magari possono un altro giorno a un orario tipo tardo pomeridiano, ok? Comunque, avremo modo di parlarne. Seguite la tab community perché posto molto spesso in maniera quasi giornaliera lì, perché mi piace molto il fatto che mi abbiano sbloccato questa tab recentemente, mi è piaciuta tantissimo, l'ho sempre desiderata per parlare con voi, ok? E iscrivetevi anche al canale Telegram perché lì do l'annuncio delle live e, dato che ci sono, lo dico anche qui, perché ci sarà una live proprio questa domenica, cioè proprio oggi. Praticamente ci vediamo alle 21 in live. Devo ancora decidere se con The Colonists o Spyro, però vabbè, vediamo. Faccio il post sulla tab community appena ho l'occasione. D'accordo, ragazzi, io direi che per oggi quindi è tutto. Fatemi sapere nei commenti che cosa pensate. Ovviamente, come sempre, vi rinnovo in questo video, specialmente per l'ennesima volta, il grazie infinite del supporto. Come sempre, è grazie a voi che tutto questo succede. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo vlog e come sempre, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie di vlog domenicali. E qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social, tra cui Telegram, è lì davvero dovreste iscrivervi, e tutti i link per supportare il canale, eccetera eccetera. D'accordo, ragazzi? Alla prossima!